Il progetto Differenziamo Priolo è quello di rendere il bambino, il ragazzo, consapevole del problema ambientale. Differenziamo Priolo al problem solving per sollecitare gli alunni stessi a mettere in discussione le conoscenze già elaborate e le abitudini consolidate, a sollevare domande, a cercare soluzioni anche originali per finire con le riflessioni guidate, dove l'operatore guida dovrà stimolare il dialogo e il confronto fra gli alunni, proporre la riflessione sulle abitudini e sulle scelte quotidiane. Lo afferma il Presidente del Consiglio Comunale di Priolo, Alessandro Biamonte. Tra gli obiettivi del progetto, quello di rendere il bambino ragazzo consapevole del problema ambientale che creano i rifiuti, informarlo e comunicare l'importanza della raccolta differenziata dei rifiuti, rendere la pratica un'abitudine naturale e creare la continuità fuori dall'ambito casalingo, stimolare il senso di appartenenza e di cura del proprio territorio. Ne abbiamo parlato con il Presidente del Consiglio Comunale di Priolo, Alessandro Biamonte. Insomma, il progetto della differenziata nella provincia di Siracusa prende spazio, prende largo, ma il comune di Priolo Gargallo ha trovato, come dire, una soluzione vincente. È un comune pilota dove, attraverso questo progetto pilota della Differenziamo in Cultura, dà la possibilità, già iniziando dai piccoli alunni, ai piccoli bambini, nell'infanzia e soprattutto anche nei comprensivi, di dare avvio a quello, un progetto importante. Attraverso la tematica della differenziata si vanno a raccogliere 13 temi importanti, fondamentali, per dare appunto avvio a un progetto forte nel comune di Priolo. Il presupposto è chiaro e unico. In che senso? Ogni buon progetto deve partire dalla base di una ottima divulgazione e di un'ottima sensibilizzazione. Senza prevenzione non può esserci mai un progetto efficace ed efficiente allo stesso tempo. Quindi è alla base di qualsiasi tipo di progettazione, perché altrimenti rimane solamente una bella giornata e uno scambio di battute, e dopodiché alla fine della fiera non rimane niente. Perché partire dai bambini? Perché i bambini sono il miglior strumento di divulgazione, perché riuscendo a trasmettere i messaggi chiari sicuramente riusciranno a riferire la miglior sensibilizzazione anche nei confronti dei propri genitori. Ogni progetto ambizioso deve avere il presupposto di coinvolgere la società civile e partire dal nucleo importante, ovvero dalla famiglia. Dopo la famiglia, qual è l'altro organo che aiuta nell'educazione? La scuola, dopo la scuola le istituzioni. Quindi qualsiasi tipo di progetto deve presupporre questa governance tra pubblico e tra privato, una sinergia nella progettazione. La differenziata non deve essere vista solo come quel grande valore che comunque è l'emblema che distingue poi l'opera proficua, ovvero il benessere dell'ambiente, oltre la civiltà del territorio, ma allo stesso tempo, facendo differenziata, aiuta a far risparmiare i cittadini in termini di tasse e anche per quanto riguarda tutto il ciclo e il riciclo produttivo che può portare la differenziata. E la salute è il primo luogo, ma fa bene non solo alla salute, ma fa bene anche al portafoglio dei cittadini, perché quando noi andiamo a differenziare paghiamo meno tasse, e quindi è un circolo che bisogna attuarlo nei migliori modi, dando i messaggi giusti, e ci guadagniamo in termini di salute ma anche in termini economici. Facciamo risparmiare le famiglie.